quanti sono? È un esercito di Steph in miniatura! Dentro alla mia casa. Bentornati ragazzi nella vita da supereroi. Da subito devo superare i 6.000 mi piace. Ma davanti a noi abbiamo un libro che mi sono trovato dentro il mio inventario appena sono entrato dentro al mondo di Red Tower City. Saluto Alexandra, Nicolò e Anna Maria. Scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere salutati nel mio video. Se siete nuovi iscrivetevi al canale col tastiere rosso qua sotto e attivate la campanella su tutte quante le notifiche. E superiamo i 7.000 mi piace per un nuovo video sulla vita da supereroi. È molto strano trovarsi un libro così subito appena entrati, ma guardate insieme a me cosa c'è scritto. Starei attento alle tue prossime mosse. Ci stai spiando troppo. Di conseguenza noi abbiamo spiato te, i tuoi movimenti, le zone dove passi più tempo a far nulla, come la tua nuova base. Molto bella. Sempre sei rimasta così come te la ricordi, ragazzi. Ho molta ansia di questo messaggio, perché è come se fosse un messaggio minatorio e fuori è piena notte. E questo vuol dire che per Thunderdog è una missione molto importante. Dobbiamo andare a capire cosa vogliono, cosa stanno sperimentando, capire se il laboratorio delle TNT si sta muovendo o non c'è più. Magari l'hanno smantellato, magari se n'è andato completamente via. E soprattutto, cosa avranno combinato la mia base, ragazzi? Non lo so. Allora, facciamo una cosa. Sapete cosa facciamo con questo libro? Lo prendiamo e lo lanciamo direttamente nella lava. Non lo voglio mai più vedere. E voglio capire anche come hanno fatto a lasciarmi direttamente il libro nel mio inventario. Ragazzi, sta cosa qui è una cosa stranissima. Vabbè, fa niente. Comunque, andiamo subito in missione. Allora, è una missione che però non c'entra il popolo. Quindi niente banner, niente altro. Ma è una missione che dobbiamo fare per noi stessi, per capire che filone sta prendendo questa situazione. Allora, intanto andiamo di qua. Tanti di voi mi stanno scrivendo anche tantissime cose, tantissime idee di situazioni che stanno creando, perché mi state dicendo: Marco, ma magari è collegato al Joker di Marci, è collegato al cattivo di Sefere. Ci sono un sacco di collegamenti, ragazzi. Quindi è molto importante che voi, a fine di questo episodio, mi dite, ragazzi, mi dite i vostri pensieri qua sotto nei commenti, che metto il cuore a tutti quanti. Da dove partiamo però? Perché la mia base sembra tranquilla. Vediamo un attimo. Allora, avviciniamoci un po' di più. Prima però vorrei andare a vedere il laboratorio. A me sembra veramente tutto quanto tranquillo, ragazzi. Avviciniamoci. No, 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 è tutto tranquillo. È tutto vuoto dentro. Là ci si vede anche il tavolo che è vuoto. Vabbè, allora facciamo una cosa. Avviciniamoci prima al laboratorio. Però dovrei andare a vestirmi da Thunderdog. Allora sappiamo cosa dobbiamo fare, ragazzi. Ci nascondiamo sempre dietro al nostro solito muretto. Magari non dove ci sono le fence. Eccoci pronti all'uso, ragazzi. Pronti all'uso non si dice un supereroe. Però eccoci pronti all'assalto. Allora, no, non devo buttare il mio potere. Con calma, prima che mi raccoglie questa bravissima signorina. Perché ormai la zona è diventata tutta quanta tranquilla. Ma non è il nostro problema di oggi. Dobbiamo capire quindi chi c'è che continua a tramare questi movimenti. Perché... fermi! Fermi, 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 fermi! Ho visto un super cattivo che si dirigeva verso di noi. Ok, era quello là. L'avete visto, ragazzi? Non so quanti di voi l'hanno notato, ma era uno di quelle guardie che stanno sempre davanti a casa. Ecco, sta correndo via. È come se mi cercasse. Allora, qua c'è un gatto che mi dà abbastanza fastidio, signor gatto. Però non è questo il nostro problema. Ok, se ne sta andando quella guardia. Ed è molto strano. Sta tornando! Non sto capendo, nascondiamoci qua dietro. Non facciamoci vedere che siamo in missione alla ricerca di capire cosa stanno tramando. Mi sta guardando? Sta guardando di qua ancora, ragazzi. Vediamo, vediamo. Ok. No, si muovono in simultanea, sono in due. Allora, con calma, con calma. Ok, devo capire qual è il momento esatto. Secondo me il momento esatto in realtà è scappare, passare da questo lato e fare il giro dal supermercato e passare da sotto. Magari hanno fatto qualcosa anche al supermercato. Non lo possiamo sapere, ragazzi, andiamo a vedere subito. Allora, non so perché, ma qua c'è ancora un signore fermo che non si sa perché è dietro la casa. Passiamo direttamente quindi al supermercato. Cerchiamo di capire se ci hanno visto. Vediamo, guardiamoli per bene. Non ci vede nessuno, ok. Ok, sta rigirando l'angolo. Appena quello rigira l'angolo vado verso il supermercato. Ok, se n'è andato. Molto bene, ma se c'è qualcuno davanti al supermercato cosa facciamo? Vediamo? No. Tutto quanto tranquillo. Forse troppo tranquillo. Perché abbiamo scoperto, ragazzi, che il supermercato è diventata praticamente la cosa più importante della città tra un po', per il livello di assalti dei cattivi. Allora, la porta è ancora aperta? Non ditemi che hanno rubato definitivamente tutti quanti i soldi. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, mi sembra tranquillo, le casse qua ci sono. Allora, proviamo a togliere però questi blocchi. Spostiamoli, mettiamoli qua un attimino al volo. Proviamo a spostare anche questo. Però dobbiamo controllare anche cosa c'è nelle ceste. I soldi ci saranno... Oh cavolo! Oh cavolo, hanno rimpiazzato i soldi con la TNT, ragazzi! E questa? Allora, proviamo a togliere anche questo blocco. Hanno rimpiazzato i blocchi con la TNT. I soldi con la TNT. No, con calma. Ok, proviamo a scendere.
Proviamo a vedere se i guardi ci sono qua sotto, ma non credo. Mettiamoci il raggio elettrico alla prima mossa. Ok, tutto quanto più o meno tranquillo in questa zona. Vediamo. Proviamo a muoverci, ragazzi, con molta calma. Proviamo un attimino. Tecnicamente ho scoperto che forse con scossa posso direttamente distruggere i componenti elettrici. Ma l'avete detto nei commenti nello scorso episodio. Quindi dove c'è il tastierino del pin potrei distruggerlo con la scossa, tecnicamente. Allora, proviamo a vedere, ragazzi, perché secondo me qua stanno aumentando la produzione di TNT al massimo. Sento passi. Con calma. Saliamo. Ok. È tutto quanto molto tranquillo qua. Cerchiamo di capire se le guardie sono qua in giro. Non facciamoci vedere troppo. Così, sento passi ancora. Ecco, no, qua c'è una persona normale. Eccolo, eccolo qua. Si è diretto... No, calma. Si era diretto verso la porta. Ok, ora possiamo salire. C'è una persona dentro. C'è una persona dentro, ragazzi. Proviamo a vedere se da qua possiamo colpirla con la scossa. Vediamo. Ehi, persona all'interno. No, non riusciamo a colpirla, ragazzi. Non riusciamo a colpirla. Allora, mettiamo il nostro codice che abbiamo messo l'altra volta. 4... Calma, 4852 doveva essere, non mi ricordo. 4852. Perché non funziona 4852? Ha funzionato? Entriamo dentro. Scossa! L'abbiamo fatto fuori, ragazzi. Da dietro. Meno male perché era girato di spalle mentre siamo entrati. Comunque mi ricordavo il codice. Non ha funzionato la scossa, ragazzi. Come mi avevate detto. Allora, qua cosa c'è? Nulla. Invece qua... Hanno prodotto un sacco di TNT! Ma tantissima! Come faccio a spostarla da qua, ragazzi? Che ci sono qua sotto i tipi loschi. Dovremmo anche andare a vedere direttamente nel bunker sotto, dove avevano nascosto i soldi, perché è l'unico punto dove potenzialmente avranno messo soldi tutta quanta la città o del market. Allora, dirigiamoci direttamente qua dentro. Vediamo se non c'è nessuno. Ok, tutto quanto tranquillo. No, ragazzi! Cioè, avete visto, ragazzi, tutta quanta questa TNT? Può distruggere tutta quanta la città. Devo assolutamente muovermi e capire anche perché mi hanno detto che probabilmente la mia base non è più la stessa. Allora, io adesso mi prendo il rischio. Esco da qua con direttamente la sfera elettrica e se si presenta qualcuno davanti a me lo faccio fuori. Con calma. Vediamo se c'è... Eccoli qua uno! No, l'ho lisciato, ragazzi, con calma. Vediamo se scappa. Ok, stava venendo contro di me. Sarà arrivando anche l'altro, eccolo. No, l'ho mancato anche lui. Ok, colpiamolo. Non si può colpire questo. Sta scappando. Ok, l'abbiamo fatto fuori. Abbiamo fatto fuori tre guardie della casa. Però dobbiamo andare subito verso la nostra base. Verso la base di Thunderdog. Perché hanno detto che non era più la stessa? Cosa gli sarà successo alla base? Non lo so, ragazzi, però prima di tutto facciamo una cosa, fermiamoci al negozio non degli alimentari, ma a quello delle cure, che si trova direttamente qua dietro, perché ho soltanto un medikit e sta cosa non va affatto bene. Allora, eccoci qua, salve dottore. Allora, un medikit costa 20, però devo andare a cambiare i soldi. Ah, cavolo, ogni volta mi dimentico di andare a cambiare i soldi. Dov'è l'entrata? Qua degli alimentari. Signor vecchietto, che oggi è cambiato, salve. Allora, mi servono i miei soldi, un pezzo da 50 e un pezzo anche da 100. Ci prendiamo un bel po' di medikit. Mi preoccupa che mi hanno detto quella cosa lì, ragazzi, che la mia base non è più la stessa. Non va bene. Ok, abbiamo cambiato i pezzi da 10 anche. Molto molto bene. Ci compriamo minimo 2 medikit, così ne abbiamo 3 per noi. Sono preoccupatissimo, ragazzi, perché abbiamo scoperto che hanno prodotto veramente troppe TNT dentro a quel bunker. Dobbiamo assolutamente svuotarlo prima possibile. 3 medikit credo che ci vadano più che bene. Sistemiamoci anche l'inventario in questo modo. Ok, il wallet non ci serve più. La carne ce la mettiamo di qua. E i medikit in questo modo. Ok, molto bene. No, ho usato il mio potere ancora. L'ho sprecato, ho sbagliato. Allora, le basi dove sono? Vediamo se li vediamo da qua. Di qua c'è la zona del ghiaccio di Marci. Ma è tutto quanto tranquillo, ragazzi. Siamo anche in piena notte. E questa cosa qui è pericolosissima, muoversi in piena notte in giro per questa città. Vediamo. Avviciniamoci con calma. Ma là in fondo c'è uno Steph. Ma non sono da solo nel mondo. Perché sono 2? Perché sono 3? Perché sono 4? Sono tantissimi Steph! Fermi tutti. Cosa hanno combinato nella mia base? Hanno aggiunto dei cloni dei miei amici. Dei supereroi. Però speriamo che non siano diventati super cattivi. Vediamo, io mi avvicino. Ma quanti sono? È un esercito di Steph in miniatura! Dentro alla mia casa, alla mia base, quello sta pure salendo. Beh, ma mi sembrano tutti quanti tranquilli, ragazzi, no?
Non sono tutti quanti buoni. Spariamone. No, 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 no. Mi stanno inseguendo ancora, eh. Adesso di meno di prima. Fatemi tirare un medikit. Con calma. Scappa, Marco. Allora, utilizziamo qua la sferetica. Perché sono solo in tre questa volta? Allora, mi serve. No, no, devo scappare. Devo assolutamente scappare. Ma quanto sono veloci questi mini Steffo? Perché sono solo in tre stavolta? Sono solo in tre. Allora, mi sa che hanno anche poca vita. Proviamo a colpire una sola volta. No, 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 c'ho un cuore e mezzo. Sono inseguito da due Steffo minuscoli. Ma sono chiamati fake. Vuol dire che sono i fake Steffo. Allora, allontaniamoci ancora un pochino. Fatemi cambiare arma. Sfera elettrica per entrambi. Vediamo se questo qua riusciamo a colpire da lontano. Ok, con calma ancora. Hanno pochissima vita, ragazzi. Come avete notato, li ho praticamente fatti fuori con due colpi a testa. Abbiamo soltanto tre cuori. Ma mi hanno riempito la base di fake Steph. Ma perché questa cosa qui? Sembra neanche uno scherzo, non lo riesco proprio a comprendere. Allora, mangiamo anche un po' di carne, così ci ripestiamo anche per bene tutta quanta la vita. Ancora altri medikit. Non dobbiamo assolutamente morire. Quindi con molta calma, meno male che sono scappato da tutti quanti quei fake che mi continuavano a inseguire. Ok, riavviciniamoci, ho quasi fatto fuori un medikit. Facciamo così, riprepariamoci la scossa elettrica che sembra colpire un po' più a largo raggio. Però non tutti mi hanno inseguito. Ho letto però che ci sono dei nomi in giro. Ok, riproviamo a colpirne uno. Ok, questo qua. No, 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 voi siete in due già, eh. No, e te ti ricolpisco così e ancora con una manata. Ma sono alcuni cattivi e alcuni buoni. Quelli che ora sono usciti fuori col nome di fake sono un po' più tranquilli. Ok, così uno, due colpi. Ok, ce ne sono alcuni che sono cattivi e altri che sono come se fossero inermi, non sono fermi, sono delle statue. Quindi facciamo fuori quelli colorati. Però ragazzi, non lo capisco. Non capisco questa mossa da parte di quella gente che non ha neanche un nome per definirli. Sono soltanto tipi loschi. Vabbè, allora, facciamo una cosa, ragazzi. Spiegatemi voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Perché mi hanno riempito la base di cloni di Steffo. Alcuni erano cattivi, altri erano normali, cioè neanche buoni. Normali, neutri come notate, ragazzi. Completamente neutri. Noi abbiamo scaricato il nostro potere, quindi adesso ci allontaniamo con calma. Facciamo sì che la notte passi. E ragazzi, spero che questo video qua dei supereroi vi sia piaciuto. Abbiamo scoperto che i super cattivi hanno preparato delle bombe immense per far saltare in aria la città. E andremo subito a portargliele via. Ma abbiamo anche eliminato chi le stava producendo. E ci hanno riempito la base di finti Steffo. È molto strana come cosa. Scegliete uno dei due video qua davanti, ragazzi. Mi raccomando, è molto importante. Iscrivetevi al canale se avete fatto col tastiere su qua sotto. Mi raccomando e attivate la campanella su tutte quante le notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video. Da Marco è tutto, ragazzi. Ciao, ciao!